come sono stati questi 2 mesi? Due mesi dove sono stato attento a fare delle cose che mi serviranno poi per il futuro e il proseguo della mia professione. Si respira di nuovo aria del guerriero adesso per le ultime 3 giornate, cosa dirai ai ragazzi? Devo ancora parlare alla squadra, nel senso che ancora non abbiamo iniziato l'allenamento, devo parlare alla squadra. Sicuramente c'è da finire nel miglior modo possibile, cercando di fare più punti possibili, che ad oggi sono 9 punti. Un augurio per questo finale di stagione, per i tifosi? Sicuramente i tifosi dal primo giorno sono stati vicini alla squadra, hanno dimostrato quello che hanno dentro, perciò vogliamo che ci sostengano ancora da qua alla fine per dimostrare che secondo me il guerriero e il Cavenago Fanfulla non è ancora ammazzato. Press, è tornato il mister, da cosa è dovuta questa scelta, che non ha scelto un altro allenatore? Ma è dovuta, allora, prima cosa, un altro allenatore non aveva neanche il tempo necessario di guardare la squadra perché mancano 3 partite. Lui, bene o male, questo mister conosce la squadra, poi è pagato anche da noi, tanto per dire, fino alla fine della stagione. Ho unito l'utile al dilettevole, diciamo, il più... A me qualcosa, se l'avevo scelto, qualcosa mi piaceva di questo allenatore. Dopo i risultati non ci hanno dato ragione, ok, però qualcosa di buono ha fatto, almeno nella preparazione dei giocatori erano a posto. Dopo abbiamo visto le partite, era nato dovuto anche esonerarlo a suo tempo per dopo una serie di sconfitte che e poi con l'Ecco è stato un po' disastroso, ma non lui, la squadra, comunque il passato, adesso lasciamolo perdere. Abbiamo 3 giornate davanti, la matematica non ci condanna ancora, cerchiamo di vedere quello che riusciamo a fare. Almeno le 3 giornate finali onoriamole nel modo giusto, e se abbiamo un pizzico di fortuna che non abbiamo mai avuto tutto l'anno, chissà se dovremmo retrocedere con dignità. Un po' dei casini, un po' delle persone sbagliate che abbiamo scelto, un po' per tutto. Io ce l'ho messa tutta. Abbiamo dei collaboratori dove si pensa che ti danno una mano a fare bene, però se anche loro sbagliano, alla fine ci sta. Qual è il suo rammarico più grande? E di non aver un po' deciso come facevo di solito all'inizio, stando sulle mie posizioni, ascoltando un po' della gente che mi diceva no, ma sì, dai, ce la facciamo. Io non ho mai fatto questo, sono sempre stato sul pezzo, perché quando faccio un budget inizio anno ho sempre mantenuto quello che potevo, abbiamo sempre fatto bene, nel bene o nel male, ci siamo sempre salvati. È la prima volta in 15 anni che retrocedo, se retrocedo. Non do tutta la colpa agli altri, la colpa anche mia, perché se sono presidente dovrei decidere se queste cose non vanno, di prendere la presa di posizione. Abbiamo sentito delle dichiarazioni che l'anno prossimo in qualsiasi caso si riparte con dirigenti nuovi, giocatori nuovi. Si riparte sicuramente. Dopo ci stiamo lavorando su diversi fronti, vediamo. Perché quest'anno abbiamo tutte le possibilità del mondo di rimanere. Abbiamo fatto su dei casini enormi noi, squadre, società, giocatori, allenatori, confusione. Cioè, una roba che anch'io non ci capisco niente, neanche io cosa è successo quest'anno, non lo so.